La nuova app PostePay non è un semplice aggiornamento, ma è un modo completamente nuovo di gestire velocemente le tue PostePay. E molto di più. La nuova app PostePay introduce l'innovativo servizio peer-to-peer, anzi PostePay to PostePay, che ti permette di scambiare piccole somme di denaro in tempo reale con i tuoi amici che hanno una PostePay abilitata in app e sono nella tua rubrica del telefono. Scarica l'app subito. È gratis. Ovviamente, l'app PostePay è dedicata ai possessori di una carta PostePay. Chiedila subito in ufficio postale. Vuoi essere il primo a usare la nuova app PostePay? Fai subito il login. Puoi usare la username e password che usi su poste.it. Oppure inserire il numero di telefono che hai associato alla tua PostePay e la password temporanea che ti arriverà via SMS. Se non sei registrato, lo puoi fare direttamente in app. Vuoi fare la prima operazione? Abilita la tua PostePay in app. Inserisci la data di scadenza e il codice che trovi dietro la carta e di seguito il codice che ti arriverà via SMS al numero di telefono che hai associato alla carta. Inoltre, scegli il tuo alias che ti sarà utile in futuro per il PostePay to PostePay. Se ancora non l'hai fatto, definisci il tuo codice Poste ID. Da ora in poi, potrai usare come vuoi la tua app senza reinserire ogni volta i dati della tua carta, autorizzando le tue operazioni con il codice Poste ID. Ecco il menu centrale della nuova app PostePay. Bello, no? In alto c'è uno slider in cui compaiono tutte le tue carte. Basta sfiorarlo per scegliere quella che preferisci. L'informazione principale è il saldo della tua PostePay. È aumentato? Beh, meglio così. In basso trovi i movimenti, così sai chi devi ringraziare. Al centro ci sono tre pulsanti per tre funzioni. Ricevi, paga e la nuova funzione PostePay to PostePay. Se hai selezionato Paga, si apre un pop-up con quattro opzioni. Puoi ricaricare un'altra PostePay. Puoi effettuare una ricarica telefonica. Se hai una PostePay Evolution, puoi anche inviare un bonifico oppure un postagiro. Puoi subito controllare i movimenti, così non perdi la tranquillità. Se hai selezionato Ricevi, si apre un pop-up con tre possibilità di ricarica. Se scegli la ricarica da conto BancoPosta, si apre l'app BancoPosta presente sul tuo dispositivo. Oppure vieni ridirezionato sullo store per scaricarla gratuitamente. Se scegli la ricarica in contanti, parte la ricerca di ATM e uffici postali geolocalizzati vicino a te. Se hai una PostePay Evolution, seleziona Condividi IBAN per comunicare l'IBAN della carta con i tuoi contatti. Così il credito migliora e l'umore pure. Seleziona il PostePay to PostePay e scopri il servizio che rivoluziona il modo di scambiare piccole somme di denaro con i tuoi amici che hanno una PostePay abilitata in app e sono nella tua rubrica del telefono. La prima volta che accedi al PostePay to PostePay, si apre un tutorial che descrive il servizio. Ci sono tre modi per selezionare l'utente con cui scambiare denaro. Scegli a chi inviare e a chi richiedere denaro dalla rubrica Contatti PostePay to PostePay, dove troverai tutti i tuoi amici che hanno abilitato almeno una carta in app. Oppure, per inviare denaro a una persona non presente in rubrica, puoi chiedergli l'alias e inserirlo in app o scansionare il suo QR code. Se non trovi un amico, invitalo. È facile come creare una chat di gruppo. Il PostePay to PostePay è innovativo ed esclusivo. Ricorda, quando non trovi i tuoi amici, forse è perché non hai abilitato la carta nell'app, oppure non lo hanno fatto loro. Ti ricordi come si abilita? No? È semplicissimo. Inserisci la data di scadenza e il codice che trovi dietro la carta e di seguito il codice che ti arriverà via SMS al numero di telefono che hai associato alla carta. D'ora in poi potrai usare come vuoi la tua app senza reinserire ogni volta i dati della tua carta, autorizzando le tue operazioni con il codice PostePay ID.
chiamano Social Pay, perché è semplice come un social network, solo che invece di una chat o di un like, puoi scambiare denaro. Inviare denaro tramite app PostePay è davvero semplice. La prima cosa da fare è scegliere l'importo. A questo punto, scegli l'opzione invia. Seleziona un contatto dalla tua rubrica, oppure cerca il numero di telefono nell'app PostePay o l'alias dell'utente che deve ricevere il denaro. Se non trovi l'amico, invitalo. È facile come creare una chat di gruppo. Puoi anche inviare un messaggio al destinatario. Controlla che tutto sia a posto e quindi inserisci il tuo codice Poste ID per completare l'operazione. Tutto qui! Il trasferimento avviene in tempo reale direttamente sulla PostePay preferita del tuo amico. Se non sai come chiedere indietro dei soldi, la nuova app PostePay fa proprio per te. Richiedere denaro con il PostePay to PostePay è così semplice e immediato che dirti di no è davvero difficile. Ti basta inserire l'importo e selezionare un contatto dalla tua rubrica nell'app PostePay. Puoi anche mandare la richiesta a più persone contemporaneamente. In questo caso, puoi specificare l'importo per ogni utente, oppure dividere equamente l'importo totale. In pochi passaggi e in pochissimo tempo, recuperi tutto il denaro che ti spetta. Seleziona la carta dallo slider con un semplice tap. Accedi così alle informazioni di dettaglio della carta, il saldo e l'IBAN della tua PostePay Evolution. E puoi verificare se la tua carta è abilitata. Puoi tenere sotto controllo la tua PostePay. Personalizza i massimali di prelievo e pagamento, l'area geografica di utilizzo, l'utilizzo sul web su determinate categorie merceologiche e i pagamenti contactless.